Jaka piękna. Jak baletnica, nie, Sergiusz? Jak baletnica, zobacz. Yeah.
Andiamo, vieni, papà, andiamo. Andiamo a prendere gli altri nemi, Super, nie? A to są piranie, te takie? Ale ładna ta niebieska. Jej, zobacz, jak ona jest. Ładna góra, uro. Adesso per cosa stiamo aspettando qua, bimbi? Ecco, ma avete visto che furbi sono i nostri squali che sanno che adesso arriva il zio, eh? Anche i nostri pesci, eh? Questo squalo che abbiamo qua davanti è uno squalo nutrizie. Si chiama Annibale, il maschio, è il nostro maschietto. Allora, prima di tutto i nostri acquaristi danno di mangiare ai pesci, ai nostri pesci tropicali. Sapete perché? C'è un motivo. Pensate un po', perché? Perché si dà di mangiare prima ai pesci che allo squalo? Se no mangiare. Ecco, le patatine fritte, verdure, eccola lì, cominciano. Oh, Carmelia. Guardate che si prendono, ecco. Allora, gli diamo di mangiare i pesci, poi come contorno mangiano la verdura. Mi piace tantissimo le spinaci e anche i broccoli. Lo squalo sta arrivando. Vediamo Annibale. Ecco. Ma non è ancora il tuo turno, Annibale, aspetta un po'. Poi i nostri squali, sapete come vengono, come mangiano? I nostri acquaristi hanno tipo una forchetta lunga, li mettono lì al cibo e lo mettono così nell'acqua. Loro vengono imboccati. Ecco qua, come si chiama questo che sta arrivando? No, questo è il trigone. Sapete qual è la differenza della razza del trigone? Allora, sono sempre... Ecco, arriva di nuovo, vediamo, forza, ecco! Oh, zia! La pianeta ha mangiato due volte, Annibale ancora non ha preso niente. Vediamo, Annibale, sta arrivando. Sta arrivando. Bravo, dai, forza, bravissimo! Cosa? Mangiano le seppie, i calamari, i pesci, sono carnivori. Vediamo. Vediamo, il nostro Annibale è bello, anche la nostra Chiaretta è bella grande. Annibale ha una lunghezza di 3 metri, invece Chiaretta sarà 2 metri e mezzo più o meno. Vediamo, prendo il calamaro. Avete visto? Hanno fame? E poi vi spiego un po' gli squali che abbiamo qua. Questo è il nostro Annibale, la nostra Chiaretta sono squali nutrizie. Lo squalo nutrizie ha una capacità che non hanno tutti gli squali. Allora, loro riescono a stare fermi, respirano senza muoversi. Ah, guardate cosa ha preso anche il trigone, eh? Ecco le due. E abbiamo le due femmine qua, anche Rachele. Ma siete proprio fortunati, eh? Sono venuti tutti a mangiare. Dovete pensare, ecco il tre qua, bravissimo. Guardate. Ma questo è impressionante, bimbi! Io in due. Allora, dovete pensare che lo squalo non mangia tutti i giorni, quasi mangia tutti i giorni perché sono abituati un po' male. Però in natura lo squalo mangia una volta alla settimana o al massimo una volta ogni 10 giorni, perché non hanno questo. E scusatemi, le foto devo vedere senza flash, perché facciamo un po' male gli squali. L'abbiamo detto. Allora, e qua. Loro sono abituati malissimo perché mangiano una o due volte al giorno. Per quello a volte loro non vengono a mangiare perché non hanno fame. Però invece adesso siamo stati fortunati che sono venuti tutti. Ma loro mangiano anche i pesci che nuotano qua. No, perché non mangiano? Perché noi vogliamo mangiare due volte. È per quello anche il motivo. Perché così riusciamo a togliere un po' l'istinto depredatore che hanno tutti gli squali. Mamma mia, continua. Ma il pesce è rosso o è
Questi lo squalo sono fatti di cartilagine, non hanno le ossa come noi. Adesso vi spiego. Poi quello che vi diceva, lo squalo nutrizia ha quella capacità di respirare senza nuotare. Invece lo squalo pinna nera, che è questo che abbiamo qua, perché si chiama lo squalo pinna nera? È facilissimo. Le pinne e le pinna nera. Bravissimo, perché le pinne sono di colore nero. Lo squalo pinna nero è uno squalo che deve nuotare sempre, sempre, sempre. Perché? Perché sennò non riesce a respirare. Guardate, ma hanno fatto fame questi oggi. Guardate, guardate se abbiamo tutti qua. Riuscite a vedere che grande che è Annibale, eh? Un bello grande. Ma qualcuno ha un video? Ma non ho nemmeno io. Io sì. Ecco qua. Abbiamo Annibale, il trigone, un altro trigone. Sì, 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 hanno denti, tutti hanno denti. Guardate i denti dello squalo nutrizia come sono. Che cos'è? Ma morde! Sì, se lo mangiano è quello che si diceva loro. Mangiano due volte al giorno, allora. Lo squalo ti serve a te. Ma c'è un bambino. Un bambino? Allora, un polpo. Una balena? Una foca, un tigre, un elefante? Un bambino? Un bambino? No, allora, sapete cos'è quello? Un surfista. È un uomo che sta facendo il surf. Guardate i piedi, le mani. Allora, dovete pensare che per gli occhi di uno squalo sarebbe una foca. E lo squalo è come, diciamo, è la sua visione questo. Allora, cosa fa lo squalo quando ha fame? Guardate Annibale come aspetta. Allora, cosa fa lo squalo quando ha fame? Lui riesce a vedere questo e dice, è una bella foca, perché gli squali piacciono tantissimo, tantissimo le foche. Dovete pensare che lo squalo bianco ha la capacità anche di saltare fuori dell'acqua per prendere dei leoni marini, eh? È un pesce, avete visto un pesce saltare fuori dall'acqua qualche volta? Sì. Io no. Sì.